È arrivato il momento che tutte le casalinghe, soprattutto la nostra casalinga dubbiosa, aspettano. Tutte le mattine, una volta a settimana, ci viene a trovare il nostro chef stellato, colui che ma che Bastianic, ma che Cannavacciuolo, ma quale Cracco, non ce l'abbiamo solo noi lo chef stellato, più stellato di tutti, che proprio neanche gli faccio mangiare la polvere. Sì, gli fai mangiare le stelle, tutto, il pan di stelle, la crostatina, sì, i bucaneve, la polvere di stelle, i tarallucci. Sì, sì, allora andiamocela a sentire. Cucina anche tu con Harry Potter, il mago dei fornelli. E allora, che cosa ci ha portato quest'oggi come ricetta il nostro Harry Potter? Sentiamo un po'. Niente. Come niente? No, perché sono stufo della cucina. Ma come? Non ho più voglia. Ma proprio a Natale. Ma sì, perché per me è un giorno di lutto oggi. Sono... Perché? Triste, perché adesso che ci sono i ristoranti chiusi, non sto più lavorando, mi sono buttato sulla poesia. Ah, sì? Sì. Veramente? Sì. Quindi ha scritto una poesia per mi noi? Mi sono bevuto una cassa di birra e poi ho scritto questa poesia. Ma lei, mi scusi, ma lei è capace di aprire la birra con l'accendino? Eh sì, volevo fare questo tutorial, poi è preso dallo sconforto, ma se volete ve lo faccio. Ma sì, dai, anche perché come è interessante. Come aprire la birra con l'accendino? Perché ci si può anche slogare un pollice, eh? Eh sì, bisogna avere una tecnica. Sentiamo. Allora, la prima, solitamente ci sono, ovviamente. Poi me la fai dire sta poesia, però, perché l'ho scritto ci tieni? Stanotte. No, certo, ci mancherà. Tre livelli di difficoltà. Ok. Il primo livello è vai al supermercato, ti compri la tua birra preferita. Poi la fai aprire dal cassiere. Compri l'accendino e vai da uno che è capace e la fai aprire. Ok, questo è il primo livello. Vabbè. Secondo livello, prendi la Tuborg. Quella che c'è il tappo svitabile. Il tappo svitabile. Ok, comodo. Però poi fai finta di aprirlo con l'accendino. Lì devi essere fai bravo. Figo, devi essere bravo perché nascondi la mano. Esatto, lanci la pietra, nascondi la mano. Vai dalla tipa con cui ci stai provando da una vita e dici, guarda cosa sono capace a fare. Casalinga dubbiosa, tu sei capace a aprire la birra con l'accendino? No, assolutamente no. Quindi allora, è interessantissimo. Ascolta attento. Allora, però lì Harry devi Potter. Essere bravo, nel senso che non devi farti sgamare. Ok. Con l'accendino fai finta di aprire e sviti. Con il ditino sinistro, l'indice. Il mignolo. L'indice. Sganci la Tuborg. Ho capito. Scusa, non ho capito. Allora, prendi la birra con la mano destra. Sinistra, scusa. L'accendino con la destra e poi col ditino, con l'indice, stappi mentre con le sviti. Con no, scusa, non ho capito. Vabbè, facciamo il livello 3. Questa non la chiamiamo più. Facciamo il livello 3, che è quello più che mi piace di più. Il livello 3 è quello appunto di comprare un campo di luppolo. Com'è fatto un campo di luppolo? Il campo di luppolo è bellissimo, sì. È romantico. Oppure per i piemontesi il Divertin. Ok. Che è il luppolo piemontese. Ok. Dopodiché andate in Belgio per 5 anni in una abbazia trappista, mm-hmm, e imparate tutte le tecniche dei frati che vi verranno insegnate. Sarà una ricerca molto dolorosa, molto lunga. Dopodiché tornate in Italia e nel frattempo non ci avete più voglia. E vai a comprare la Tuborg col tappo svitabile. Questa ricetta 3 è una rottura di scatole incredibile. Non ne posso, perché poi sei talmente ubriaco, cioè da 5 anni nell'abbazia trappista, ti fai pure il bagno nella birra, così cosa, che ti metti a scrivere poesie. Ah, ok. Basta, allora, con la cucina. Allora, allora lo sappiamo tutti e non vedeva l'ora di leggerci questa poesia. Allora, vuoi che ti metto anche la base per la poesia? Agevoli la base, signor regista. Mi trovavo al reparto birra del supermercato quando mi accorsi che vicino a me c'era una donna. A primo acchito mi sembrò un po' ichnusa. Acchito. Acchito, come l'imperatore giapponese. Io dal canto mio avevo dormito poco, non avevo di certo una bella ceres. Notai un grazioso nastro azzurro sulla sua testa. Aveva un portamento nobile, sembrava una Dreher. Ero terribilmente attratto da quella donna. Oh, San Miguel, San Miguel. Se solo fossi stato meno timido, forse avrei potuto tentare un approccio. Per distogliermi da quei pensieri, guardai l'ora sul mio Cronenburg. Un orologio che vale un po' di soldi. Dio m'alto! Era tardissimo. Il mio coinquilino Heineken, un tedesco, un olandese, sì, mi aspettava a casa con alcuni amici, Forst e Moretti. Erano i miei compagni quando studiavo per diventare chef. Ma la pilota di Formula 1? No. Alain Forst. Moretti. Erano tutti e tre musicisti. Ah. Musicisti. E avremmo sicuramente passato la serata a guardare su YouTube un concerto di Prince o di Jeff Becks, a seconda. Insomma, la solita menabrea, cioè, capito? Sì. Due balle. Inaspettatamente quella donna iniziò a fissarmi, trasformando la durezza dei suoi lineamenti in un sorriso malizioso. Per tutti i luppoli. Aveva due leffe fantastiche e un ciuffo da capogiro.
una roba pazzesca. Il mio pilsner era già duro come una pietra. Dai. Pietra, birra, corsa. Ah, giusto. Per chi buonissimo. Non è buonissimo. La castagna. Improvvisamente lei interruppe il silenzio e si presentò. Mi chiamo Stella. Stella Artois. Wow. Disse con voce suadente. Era straniera. Per quello. straniera. Poretti, risposi io, nascondendo l'imbarazzo. Poi mi ripresi e dissi: Angelo Poretti. Sì, Angelo Poretti. Senza preamboli mi chiese se mi fosse andato di seguirla a casa. Peroni. Peroni. Che gran porter che avevo trovato. Sì. Gran porter. Gran bel pezzo di porter. Yeah. E niente, questa è la poesia che ho scritto per Good Morning Bra, perché purtroppo la ricetta stamattina non ce l'avevo e ho pensato di dedicare ai radioascoltatori questa mia composizione poetica. Hai fatto molto bene. Questo era Harry Botter, il mago dei fornelli. Cucina anche tu con Harry Botter, il mago dei fornelli.